partiamo così, proprio alla brutta. Senza intro, senza niente. Si parte così. Allora, obiettivo del giorno. Trovarci un lavoro. Bisogna trovare un lavoro, signori. Troviamo un lavoro. Che poi, in teoria, chiederanno il curriculum. Molto probabile, visto che ci sono i documenti. Io non vedevo sti documenti dai tempi di Aether. Davvero, non li vedo da una vita. Il fatto è che comunque ora non prendono più tramite bando dell'applicativo, ma tramite curriculum, a quanto pare. Ma andiamoci a fare un giro qua al concessionario, va? Vediamo se c'è qualche veicolo decente. Che attualmente non mi potrò permettere, ma che andrò a curiosare. E intanto io li vedo. Una tizia con i capelli bianchi di cui mi sono ancora dimenticata come cazzo si chiama. Oh, ciao! Quanto tempo! Fa la faccia da poker face. Vabbè, si fa così. Ci si avvicina pian piano, pian piano, pian piano. Guarda chi c'è. Guarda Ah, piano, pian chi c'è con la stronza di Balalaika. piano. Ciao. C'è con la stronza di Balalaika. Allora, stronza ti ci Ciao. chiami colei che t'ha partorito. Aia, Hai aia, aia. Ti ho capito? detto. Ma smetti di volermi così bene. Vai, impiccati. Beh, che lo so che mi vuoi bene. Se io te ci punzecchiamo, lo so che mi vuoi bene. Mamma mia, boh. Ammetti che mi vuoi bene, dai. Perché mi stai bruciando le tette senza il mio permesso? Perché sei più alta di me, quindi arriva alle tette, non è colpa mia, scusa. Perché mi stai ancora bruciando le tette di nuovo? Perché non sono coglioni, scusa, Mi braccialetti. sposto perché a breve arriverà un cazzotto. Perché si sta preparando? Ecco, a posto. Aia, 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 aia. Ah, Che bello, mi piace questa scena, aspetta. Posso. Ah, Ah, maledetta finito già? bastarda. Non è che se sei No. donna non ti picchia. Pezzi di merda! Oh, scusa! Lo sapevo io, te l'ho detto. Vieni qua, vieni qua. No, basta! No! Basta! Non voglio finire a terra, basta! Arrivo subito. Basta! Vieni qua, dove sei? Minchia, le macchie di sangue sono un po' ovunque. Basta! Aia! Cos'è, non attacchi adesso? Eh? Basta! Non colpisci? No, perché sennò poi voglio finire a te. Poi mi devi far pagare. Minchia, mi hai fatto fare il cerchio con il sangue, mi hai fatto fare. Vedi solo te. Diciamo una cosa satanistica, quindi. Oddio mio. Vai, evochiamo il demone. Oh, cazzo, non è veloce già. Sì, sono io. Ciao, demoniaca. Sì, ma vatti a cambiare, sei una settimana che stai vestita così. Ho Ma se mi piacciono questi vestiti, c'è di meglio. Andiamo a vedere se c'è di meglio. capito, Va, però, va, sei una settimana va. che stai vestita così. Adesso andrò di là. Andrò in quel negozio d'abbigliamento. Se non torno, perché mi hanno rapito. Perfetto, ok. Perché ti devo rapire, scusa? Ma che ne so, non si fa ancora. Why why yo, it's a man. Ah no, quelli erano i tempi vecchi. Vai cagare, va. Tempi vecchi. Andiamoci a cambiare, va. Se ci fosse un vestito decente, lo farei volentieri. Beh, ho capito. In effetti non è neanche un abbigliamento consono se mai dovessi fare un colloquio di lavoro all'FIB. Perché comunque sì, mi interesserebbe molto l'FIB. Allora, vediamo un po'. Questo come lo chiamo? Come l'ho chiamato questo? Non l'ho chiamato, semplice. Ho capito, Ciccio. Mi fai salvare l'outfit? Grazie. E lo chiamerò. Come lo chiamo? Ah, vestito 1. Non ho più fantasia. Ok, a posto. Negozio. Allora, devo cambiare la barra in alto.
Non so se toglierla da sopra e metterla sotto. Potrei in effetti spostare la barra da sopra e metterla sotto. Boh, vediamo, ci penserò. Allora, vediamo un pochettino. Si parte sempre dalla giacca. Allora, che cosa abbiamo? Carino, questo non è ciò che voglio. Così poi sembro. Pare il vestito di mia nonna, però va bene. Allora facciamo così. Ci metto questo, però se non sbaglio ci dovrebbe essere nero con giacca bianca. Vediamo un pochino. Pantaloni, no, pantaloni e. Oddio, ho perso la giacca. Dove è finita la giacca? Ah, torso. Infatti, quella giacca bianca. Quindi devo sistemare le braccia, ovviamente. E mo' vado a trovare le braccia giuste. Essere questa? Potrebbe? No, non è questa. E mo' vallo a trovare. Allora, braccia. Sarà questo? No, non è neanche questo. Madonna, bianca cadaverica. Non neanche, è la miseria. Questa? Probabile? Sì, ma c'hai i guanti. Oddio mio. Va a scorrere, e si sono tutti con i guanti. Questo? Probabile? Aggiudicato? Sì, aggiudicato. Ok, giacca bianca, quindi in questo caso pantaloni bianchi. Ovviamente non sono questi. No, anche se non mi dispiacerebbe andare in giro con la minigonna. Non esiste bianca. No. Quindi in questo caso, questi qua. Scarpe. Ma potrebbe dare in contrasto con la giacca lì. Ok. Tanto avrà da ridire anche su questo abbigliamento, non conoscendo quella persona. Avrà da ridire pure su questo. Allora, decalcomanie. Una volta le decalcomanie c'aveva una marea di roba. Tipo, leviamo sti occhiali. Un attimo. Allora, decalcomania. Vediamo un pochino se ha ancora qualcosa da potergli mettere sul volto. No, hanno tolto una marea di roba che era veramente bella nella 5.0. La 5.0, la 2.0 aveva veramente dei bei vestiti. Anche dei bei capelli. Ma davvero non c'è
Niente, né un piercing, né un... Davvero, non c'è niente. Ma no, ma che brutta cosa. Davvero, non c'è proprio niente, niente di niente. Come mai aver tolto tutto questo? Ok, sì, si alleggerisce il server. Quindi se vado nei giubbotti di proiettili che abbiamo qua? Che cazzo dovrebbe essere sto coso? Beh. Sì. No, ma vabbè. Ma questo è top. Questo è veramente top, molto bello. Ma non è ciò che mi serve. Quindi andiamo avanti. Questo. Non so cosa possa essere, non mi interessa. Oddio, ma questo è bello. Ma io me lo faccio un abbigliamento per con questo più avanti però. Non ora. Abbigliamento da suora poi. No, ma vabbè. Quello è veramente bello, anche questo non scherza. Cioè, se è come penso io. Vediamo un po' com'è. Torso. $5,51. O sarà 192. È come togliere l'abbigliamento, cioè non gli voglio mettere niente addosso. E questo è il nude, scusa, già ho dimenticato l'altro vestito che avevo. 153. Oh, ma vabbè, ma è bellissimo. Ma io quasi quasi... Cioè, scusa una cosa, eh. Scusa una cosa. Pantaloni, pantaloni, pantaloni. Buon pomeriggio. Ma è bellissimo questo, mi piace. Avanti, 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 troppo avanti, troppo avanti. 160, no, torniamo indietro. Eccolo qua. No, ma è bellissimo sto coso, mi piace. Ma è veramente bello. E magari so anche come abbinarla. Vediamo un pochino. Sì, adesso questa la abbino con le scarpe. Vediamo un pochino. Ho visto delle scarpe, se non sbaglio. Che poi mi confondo tra impero
è il server locale dove io vado a farmi le foto che pubblico su Instagram. Però dovrebbe esserci anche qua in teoria. Aspetta, facciamo così, ecco, dal contrario. E facciamo prima, anche se... sono tutte rotte queste scarpe. Non sono state caricate bene. Questo è un problema. Perché tu puoi anche caricarmi tutte le scarpe che vuoi, ma se me le carichi male, appunto... No, che cacchio ho fatto? Non salvare. Vedi? Sono sospese in aria. Sono caricate male. Sono caricate malissimo. Ed è un peccato, perché sono anche belle. Quindi, in poche parole, potrei andare a cercare un altro tipo di scarpa da mettergli. Oddio, non queste qui, ma a sto punto queste neanche, perché non staccano bene. Queste ancora, però il colore è brutto. Mamma mia. Forse queste qua. Ancora. Si può quasi camuffare. Mamma mia. Che brutte queste scarpe. Ma che gli scherzi. Ah, ecco. Ecco perché sono brutte. Ma totalmente nere, no, eh? Queste? Totalmente nere. Non sono proprio adatte per questo tipo di abbigliamento. Ah, ma c'è anche le versioni... No, ma vabbè. Ma sapete che vi dico? Ecco, è appena esploso qualcosa. Sapete che vi dico? Che quasi quasi... Poi con calma mi faccio un abbigliamento decente con questo coso qui, che non è brutto, eh. Mi piace, ma non è ciò che voglio adesso. Quindi torniamo lì. Torniamo con pantaloni questi qui. Allora, scarpe. Eccola, che arriva qualcuno, di cui non vedo niente, non È arrivato vedo. un aeroplano qui, fuori. Ah, interessante. Signorina, mi sente? Sì, la sento. È appena caduto un aeroplano proprio fuori il negozio. Oddio. Stia attenta quando esce. Ah, grazie mille. Non è una cosa di tutti i giorni, vi direi ricadere. Allora, un attimo, sono c'erano anche... Eccoli qua. I miei tacchi preferiti sono questi. No, ma vabbè, questo poi.
Questo poi non ne parliamo. Mo tornerà ancora, dimmi che è caduto l'aereo. Allora, quello non ce n'è, quello non ce n'è. Collane. Collane, collane, collane. Braccia, pantaloni, bla bla, sciarpe e catene. Ah no, quello ok. Il, vabbè, 2,36. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Vediamo un pochino se c'è qualcosa di meglio esteticamente da mettere. Se non devo rimettere quello lì. Io qui non è che mi dispiaceva, eh. Però, scusa. No, non mi piace. Non mi piace questo. No, no, no. No, 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 assolutamente no. Questo? C'è questo qua, però... Preferivo quello lungo. Vediamo un po', magari c'è. Ah, eccolo qua. Ma guarda che belle bretelle. Ah, devo sistemare di nuovo le braccia. Vabbè, comunque. Preferisco questo, sì. Vediamo se c'è il contrasto del nero bianco. Così. Questo è già qualcosa, no? Certo, magari se... No, meglio così. Facciamolo così. Ok. Braccia. Allora, devo tornare di nuovo. Infatti... Non mi ricordo più che braccia gli avevo messo. Forse era più avanti. Era 2,46? No. Niente, ricontrolliamo. No, questo è perché tanto c'hai i guanti. No, neanche. Queste. 153. 153. Non sbaglio, nei... ecco infatti, nei borsoni avevo messo, ma che carino. Ok, potrei entrare nella modalità Moore, White, Reformed, un tilt, potrei entrare in quella modalità tranquillamente. Sta cintura di Versace messa lì senza senso, ma che bello. Giusto, la borsetta e siamo a posto. No, ma vabbè, questa ci sta perfetta, è perfetta, teniamola buona lì. Questa cos'è che era? La 169. Questa modalità è... lo vedrai.
Oddio, no, potrei anche mettere le unghie. Sì. Ok, gli metto questo tipo di unghie. Ok. E ora andiamo a sistemare. Vediamo un pochino se nei cappelli c'è qualcosina di interessante. Tipo, non lo so, una fascetta, qualcosa di carino. No, la coroncina, per carità. Ma dai, ma sti cappelli sono fatti apposta per mettermi i cappelli? Oh, ma che figata! Peccato che escono un pochino fuori. Di poco, ma escono. Sono fatti apposta. Ma sono bellissimi. Ecco, che fai i capelli, no? In modo che fanno i capelli, queste cose qui. Cioè, dovrebbero farli tutti in questo modo qui. Che quando metti qualcosa, te li modella nel modo giusto. Cioè, che ha fatto questo, è stato veramente bravo. Allora, orecchini 4. Vediamo un pochino se c'è qualcosa qua. Ok. Bracciali. C'è qualcosa di strano, di particolare che devo mettere? No, perfetto. Passiamo agli occhiali. Che devo mangiare tra poco. Ok. Ho questi o l'aceto di Sorrento? Ma io direi questi. Ma io direi che è a posto. Quello sta a morire di fame. E la giacca è rotta dietro. Che palle. Devo controllare bene la giacca. Cioè le braccia più che altro. Dietro è rotta. Solo che come la vedo dietro? Boh, vediamo un po'. Palle, davvero. L'unica è la 153. Mi alza le braccia. Ok, che tanto. Cosa? Facciamo una cosa? Infatti, cioè, non. No, è brutto da vedere. È brutta da vedere, non mi piace. Vabbè, facciamo il classico. Il classico non lo batte nessuno. Quindi col classico devo, se non sbaglio, erano gli altri pantaloni. Quindi
Quindi erano questi qua, esatto. Questi qua. Nelle t-shirt. Ciò vuol dire che devo anche togliere il piercing all'ombelico. Però c'è. Ah, vabbè, ma è impossibile che non ci sia un qualcosa. Allora, la 3, no. La 4? No, perché rompe lì. Lo so, non si batte il classico, però. Capito, dai, cambiamo. Dov'è? Jack, torso. Via. Cambiamo stile. Questo è molto bello, lo posso anche combinare con una giacca. Questo è anche più bello ancora. Ma sai che ti dico? Si tratta pur sempre di balalaika, quindi quando balalaika non sapeva che cacchio mettersi addosso, giacca in denim. Giacca in denim e si fa prima con guanti apposita. Dove stanno i guanti? Braccio, via. T-shirt. Dov'è? Ecco, come dico io, classico, esattamente. Come dice se stanno, lo dico anch'io. Il classico non si batte. Punto. Quindi. Esattamente questo. Quindi c'è qualcosa che posso mettere tipo, ecco, esatto. Un crocifisso, tanto per. Ok, questo ho messo, questo ho messo, questo ho messo. Borsoni non mettiamo niente. Pantaloni, pantaloni, mettiamo questi. Scarpe. Mettiamo questi, anzi, ci sono delle scarpe da tennis tipo le All Star. Dovrebbe esserci le All Star in teoria. Sì, tipo, eccole qua. Un po' rotte.
Andiamo di anfibi. Andiamo di anfibi. Ok. E quindi a sto punto mettiamo. Questo non può mancare mai a sto punto. Cambiamo giusto il colore di sta giacca. E abbiamo finito. Ecco. A posto. Guarda roba, salva. Vestito 2. Punto. Fine. Cazzo, mi è caduto veramente un aereo. No, no, un account, registrati. Va bene. Funzionasse. Vaffanculo. Niente, non funziona. Andiamo. Allora, se cerchi lo scemo lei, io lo dico. Andiamo un po'. Trovare l'entrata. Vediamo un pochino. Ciao bella raga. Ciao. Vuoi sapere cosa è successo poco fa? Che è successo? È precipitato un jumbo jet davanti al negozio d'abbigliamento. Ah sì, l'ho sentito. Cioè, più che un jumbo jet era un Boeing 777. Ogni tanto succede anche qua. Sì, routine. Una volta cadevano i dirigibili, adesso cadono sti cosi. Aspetta un attimo. Niente, non c'è più religione. Ma sei po' che tu fa puff ogni volta. Ma perché faccio sempre puff? Tu hai attentato la mia vita, sappilo. Perché? Perché vado al Ponson Bis qua a farmi un vestito e poco dopo cade un Boeing 777. È ancora lì. È ancora lì davanti. Vai a vedere, vai. L'ho visto. Ogni tanto sta qua davanti. O qua dietro, ma quanto tempo posso rimanere nel... Puttana. Nel coso qui? È infinito. Ma perché che faccio sempre puff? Palle. Allora. Voglio comprare una macchina. Se non fai puff, eh? Cosa? Chi ha cancellato la cosa? Non entrare se non fai puff. Voglio comprare una macchinina. Ma la Flash GT, che cazzo di macchina è? La Flash GT è la Flash GT, punto. Ho capito, ma non c'è, non lo sai che non l'ho mai vista in giro. Perché non è chissà che quell'auto, semplice. Appunto, vedi, proprio perché non ce l'ha nessuno, ma la comprerei. Imorgon, che cazzo è sta macchina? Quella volevo fare meglio. I Morgon. Sì.
la Jester costa solo 150.000 dollari, veramente. Sì. Come mai così poco? E Dio lo strong. È caruccio però. Ma è buona come macchina? Beh, è buona. Quale? Poi Jester. Joker. Che è da sportivo. Non ho la più pallida. Ci sarà Jester, una delle Jester che si swappa. A sto punto, se vuoi spendere soldi, prendi una macchina che swappa, no? Oddio, sinceramente quella Jester lì non è che mi fa impazzire tanto. Non so cosa sia, ma hai toccato qualcosa per caso, Joker? A un certo punto mi è sparita tutta la chat. Non litigo con mia moglie. Non so che comprarmi. Sono indeciso. Il fatto è che non vedo se, eccetto la chat, non sento la voce, ma non la live. Interessante. Da che esco perché sono facendo da autopuff. La Torero XO. Torero XO, super. Dove sta? Super. Sì, ma pure tu, super. Non è un'auto adatta a te, fidati. Torero. Tu guidi auto di merda, non puoi guidare una di quel genere. Tu sei zitta. Ma se guidi auto di merda non è colpa mia. Sei zitta. E te lo dice una che guida una Panto. Oppure... Sinceramente volevo comprare la Buccaneer. Sempre le solite. Carina la Buccaneer. Alla fine che mi compro un gippone di quelli giganti. Bah, io rimango sempre dell'idea, una volta che ti compri un veicolo ti basta avanza solo quello. Vabbè, ma perché non c'ho soldi da spendere, non so come spenderli. Prenditi l'Everon. Scusa, ma la Rainer Art è quella che vuole Diego? È un classico. Sì. Che cosa c'è? 70.000 dollari, ok. Sensiva, naturalmente. Prendi il Camaro. La Libo. Liam. Prenditi il Camaro. No, lo odio. La Draugur. Oddio, ma la Stafford costa solo 15.000 dollari. Ma io la voglio subito. È a cattatella. Quella è categoria sedan. Stafford. Andiamo un pochino, va. La voglio subito. Quella che... Adesso, immediatamente. La Stafford la voglio adesso. Cioè, veramente, ma costa così poco? Sì. Serissimo. Cioè, io mi sono presa una Panto. Sì, la voglio. Cioè, io mi sono presa una Panto di merda quando c'era questa. Sì. La voglio adesso, fammi la fattura. E tu non hai fatto niente per fermare la mia cazzata? E che cazzo ne so io che questi hai? Mi devi dire... Con Fate. Giusto. Tutta colpa di Fate. Quella bergamasca esportata. Bergamaschi sono tutti uguali. Vero. Possono anche dirmi, ma io sono di Boss, non lascia stare. Okay. Parli peggio di una bergamasca, quindi lascia perdere, va. Yeah. Beh, tu sei vicino a quelle zone, mi sembra. Ho comprato la Stafford. No, assolutamente no, assolutamente no. Fammi sentire l'accento. Da, priviet. Mi assorbe. Sì, sì. Perché parcheggio il fulmine. Ah, sì, dai, la rosa, violetto. La rosa è scontato. Aspetta. Violetto. Oh, marrone di merda. Marrone. Verde pisello è bruttissima, è veramente brutta, però è bella che almeno 4 posti. Okay, 18.000 di immatricolazione. Ma l'hai pagata la fattura? Neo? Sì, te l'ho pagata. Non mi è arrivata. No, te l'ho pagata. 17.000 e qualcosa. Te l'ho pagato. Cosa ti venga a scamare a te? Di meno. Quando mai ti venga a scamare a te?
c'è la fattura, dovrei averla. Che c'entra la fattura? C'è anche se non c'hai i soldi, eh? In che senso? Ti rimane 17.250 pagata. No, te l'ho pagata. Femini dubbi, te l'ho pagata. Ah. Mi dici una cosa, l'hai fatta, appunto. Ecco lei. Grazie. Grazie, cognatina. Ecco, adesso, adesso prenditi quest'auto di merda color verde e pisello e levati dai coglioni. Ma perché andare a fanculo? Perché questo io dicevo quando io lavoravo qui. Ma quanto è caruccio? Cioè, faccia proprio dei gusti di merda. Cioè. Che colore la faccio? Perché non ti piace verde pisello? No, non mi piace verde pisello. E te lo tieni verde pisello. Che colore la faccio? Non ti voglio di una maschera. Lo so, vabbè. Vado a vedere. Facciamo una cosa, andiamo a farla, poi dopo torniamo qua, dai. Ok, sali. Vado a divertirmi a fare quest'auto. Cazzo. Madonna, questo, guida questo che di merda. Minchia, non pensavo costasse così poco sto macchina. Ma a saperlo mi compravo questa e non la Panto. Compratela. Eh no, c'ho già la Panto. Vabbè, te la vendi. Ma che vuoi che si incula la Panto? Beh, ti fai dare qualcosina, Vet. Gli faccio, ascolta, dammi $5,000 e me la levo dai coglioni, dico così. Esatto. Allora, sta macchina, non so, vediamo nera come esce prima. Ma nera è scontata. Lo so, però questa... Oh, allora, facciamo tipo nera con una pearlescenza strana. Bubblegum. La solita viola. Combinazione. No, viola no. Ma che è viola? Bubblegum non è viola. Che cazzo è? È un azzurrino blu. Molto bello. Però è scontato. Però nero è scontato. Lo so, ma io vado matto per il nero. È ovvio, chissà perché. Un po' come ho detto ieri a Laila quando ho visto suo figlio. Gli faccio complimenti. Non pensavo che anche tu fossi come me. In che senso? Non pensavo che tu, anche te, sei una madre adottiva. Fa, ma guarda che il figlio è mio. Faccio, ma di cazzate, che quello è bianco e tu sei nera come la pece. Buonasera. Sì, esatto, un azzurro verde acqua tipo. Buonasera. Che bellissima sta macchina. Vero? E non costa neanche un cazzo. Ma vale, do una brutta notizia per quella macchina. Che cosa? Il full kit già l'ha fatto? No. $45,000. Vabbè, capirà, non è quelli problemi. Soldi ce li ho, non mi manca. No, lo so, penso... Cioè no, non lo sapevo, nel senso che generalmente chi sente $45,000 dopo che l'auto costa 17.000. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Vabbè, ma se la macchina è bella e li vale. La macchina è bella e li vale, io ce l'ho pure. Però tu ce l'hai sta macchina. Mm-hmm. E che mo ce l'hanno tutti sta è macchina. È stata la mia prima auto. E che cazzo ce l'hanno tutti con sta macchina. Ok, ma ci sei solo tu come meccanico? Forse fuori ce n'è uno, però io ho finito. Ok. Io direi di farla se... Allora, vediamo un... Se è un'auto a doppia tinta, io direi di farla bianca con i dettagli rossi. Ecco. Rosso, no! Bianca con i dettagli rossi. Mi fa schifo il rosso! Ma tu fai schifo. Tu fai schifo. Tu fai schifo, oppure la fai bianca schifo. Con i dettagli dorati. No. Ma sai che ti dico? Affa culo. Affa culo, Anzi, i dettagli, lasciali cromati così. La fai ovviamente bianca. Ti sei cambiato, ma è meno male. È ovvio, mi è caduto un Boeing 777 vicino. Allora, sta macchina la facciamo, vediamo un po' come possiamo farla. Come possiamo farla, sta macchina. Vedi, ad esempio, ad esempio... I miei clienti dicono che ora è bianco, si sta bene, punto, fine. Bianco, sta macchina bianca. Ora è bianca, sì. Cosa? Bianca. Che le piacciono? Con i dettagli dorati. Senza livrea, non mi piacciono le livree. Dorata. Ha detto qualcosa che non le piace, ve lo dica che lo... No. Dici, bianca tutta, bianca, ma con quelle cose grigie dorate, dici? Prova, se si può cambiare... Se si può fare, sì. Fai il dettaglio dorato. Su, si può fare anche nera con quelle cose dorate, scusa. Ma nera è scontata. Cazzo è il suo numero che mi sembra? Abbiamo terminato. Oppure blu, not
sì. Antonio fa, ma cosa fai di testa? Che sto cazzo, che sia. Non mi usciva il nome. Ho sentito solo pronto. Sì, abbiamo terminato, c'è qualcosa che non la convince? Dimmi. Perfetto. Adesso si vede dal triangolo, come fa adesso il triangolo? Sì, aspetta, ma mi avvisami, scusami. Sono al Bennis, sto facendo una macchina, ok? Vuoi venire qua? No, ma non penso ci vuole tanto a fare sta macchina, perché non penso abbia molte modifiche. Sapete quanto costa una riparazione qua? Ciao. Dovrebbe essere 700. Ok, e vi dispiace se mi ripara al volo la macchina e dopo vi fa le modifiche? Sì, faccio pure. Ok, grazie. Prego. Allora. Vai, ripara la macchina, ragazzo, prima laggiù. Ok. Grazie. Dai. Guarda, non mi chiedere come ho fatto a ridurla così. Ti prego. Ne vedo di ogni oramai. Ah, perfetto. Di peggio? Sì. Ci vuole molto a farne di peggio. Scusa, il triangolo è aperto. Lo sportello. E io che cazzo ne so? No, non è aperto. Oh, vabbè. Si è svegliato l'orangotang. Allora, ho fatto la vettura. Facchio. Una bistecca BBQ che sembra un'arancia. Grazie mille, gentilissimo. Mi mangio tutto il cazzo. Buona serata. Che cazzo stai facendo? Grazie. Allora. Buoni cartoni. Buono. Allora. Cosa vogliamo facciamo fare? Facciamo full kit. Full kit? Allora. Vediamo un secondo. Full kit malutta. Il preventivo qual è? Allora, Stafford. Sì, il full kit è 45.000 tonnellate. Vai, senza armatura. Metti la 2 l'armatura. Con l'armatura 2. Con l'armatura 2. Andiamo a 60.000. Con l'armatura 2 è 60.000. Ma cosa succede? Che cazzo? Sì. Ma faccio un cazzo. Per questo l'ho detto. Ma vabbè, si fa lo stesso. Ma fa culo. Ok. Sei puntato da mio dito, vai via. Me lo abbassare però tutta. No? Non ok, allora abbassare. Viene un po' di meno. Tipo okay, così? Un attimo, poco più alto. Ok, così. Perfetto. Vabbè, già sta cambiato poco. L'hotel Moscova ringrazia per esserti schierato dalla sua parte. Cioè, non grazie mille per il follow. Un poco e niente. Ok. Però qualcosina ce l'ho. Ok, vediamo, vai, spara. Allora, come ho passato la VL? Stato. Caro mio, si tratta di anni fa. Io la VL ce l'ho dalla 1.0. Controlliamo un po'. Allora, colore. No. Colore, allora, no, quando c'è il colore secondario sta macchina. Pure, oh, cazzo. È normale? Sì, ma si esplode tutto. E se avevi un infarto? Ma che cazzo? Vabbè, a parte il schermo, mettimi le luci. Ma... E basta. No, rimettimi quelle sopra. Quelle sopra. Vai. Non mi voglio sboccare. Quella dopo. Sono simpatico. Ce n'è un'altra, mi sa. Ho cazzo, okay. Capito, ma... Cassata mi è bellissima. Questa. Ecco, ti ho detto, falla bianca, vedi che ci sta bene. Vai, prova bianca. Adesso mi fa spendere tutto. E dopo ci sono due colori, eh? Eh sì, vai, fammela tutta bianca. Vedi? È bianca ci sotto sta. Nera. Sotto nera, sotto sì. Ma piuttosto sotto vedi la dorata come sotto. E poi sotto si può mettere pure una perlescente sessuale. Ok, allora ti piace dorata. Vabbè.
Ok, fai perlescenza sotto bianca? Così. No, quella è sopra, però l'hai messa sopra, non sotto. No, sotto l'ha messa. È tutta la macchina, capisci? Ah, è tutta la macchina. No, allora, allora no, non la mettere bianca, toglimela proprio la perlescenza. Ok. Ok. Poi, le ruote col coso bianco esistono solo questo modello o ce n'è un altro? Vediamo. Forse qualcos'altro l'abbiamo, eh. Sì, no, perché sennò devo lasciare questo. Che mo che ci pensa, questa qui è l'auto del mio primissimo matrimonio. Oddio, vado a fare il pappone con la S. Con il oddio, bianco abbiamo. Oddio, quello allora, è bianco. Abbiamo uno, sì, due, tre. Però okay, alcune restano dorate e grigie. Sì, eh, no, questa qua. Questa? Sì. Vai così. C'è qualcosa tipo, che ne so, le marmite, qualcosa? No, marmite, body kit no. Allora, okay, la striscia si può fare... Questa striscia che c'è all'interno del cerchio. Bianca, vai. Bianca? Sì. Ottimo. Fumo sgommata? Nero o nessuno bianco? Nessuno. Targa nera? Targa nera gialla. Ottimo. Luci davanti? Bianche all'oxeno. Neon sotto? Niente neon. E gli interni si possono cambiare? Sì, il colore. Ripeti oscurati naturalmente. Vabbè, poi rimettiamo, prima facciamo gli interni. Sì, ma non vedo un cazzo però. Allora, interni neri, full black. Così è andato. Cosa di legno là invece? Sì, resta. Ah, quello resta? Mm-hmm. Ok, va bene. Che altro c'è? Finestrini oscurati e claxon. Claxon lascialo normale e finestrini oscurati, vai. Ci mancava solo che mettevi i popi come claxon. Aspetta, abbiamo terminato. Ottimo, a posto. Tutto viene... Cioè, lei esteticamente ha speso $2,000. Ok, totale? 62.500. Perfetto, vai. Ok. Allora, salite pure con me. Sì? Non volevo portare io, non ho capito. È sempre meglio che lo porti io. Comunque, complimenti. Venuto veramente bene. Hai visto? È figa da solo. Ottimo, grazie. Di mille, gentilissimo. Ciao, bello. Perché mi dà nessun veicolo? Perché non l'ho parcheggiata. No, porca di quella puttana. Ma no, non mi ha fatto il passaggio con... Ah. Che è successo? Nel garage. Perché mi sa che non me l'ha passata, porca miseria. Vabbè, in teoria ce l'ha ancora lei, quindi. Porca mia, basta che viene. Basta che viene lei qui. Dovete passare dal caffè proprio, però, eh. No, me la porto. Ma si deve rifare. Vabbè, glielo dice Samurai. Yami. No, perché devono utilizzare. Mi è passato più la macchina. No, non ce l'ho nel garage. No, non ce l'ho nel garage, mi ho fatto il full kit e tutto, ho pagato $62,000 e non ce l'ho la macchina. E non c'ho la macchina, puoi portarla tu qui.
No, è lei che deve venire qua, mi sa che... devi venire tu con la macchina, qui. Perché ce l'hai tu. A Benis. A Benis. Cioè... Se lo dice Samurai... Perché ci vuole l'autorizzazione a prendere i soldi statali, capito? Che senso? E perché se è un problema che è stato così, no? Lei ha il diritto di non pagarlo, però il problema è che se io lo rifaccio usiamo i soldi del tennis. Vabbè, pure la moneta. Aspetti un secondo che lo condottiere Samurai. Ci sta? No, però dico lo condottiere. Ah, però chiama proprio un po', ti ha detto Liam che c'è un po' un problemino. Mannaggia la... porca di quella... Cioè, non ce l'ho proprio nel garage. Mia sfiga. Vabbè, risolvibilissimo. Vedi a Samadhi, è venuto Liam con una macchina e l'ha fatto full kit e tutto pagato, ma la macchina non ce l'ha nel parcheggio, che deve fare? Gliela rifai? Ma in teoria se l'auto è ancora intestata a lei dovrebbe trovarsela qui già modificata. Certo. Quindi non c'è il problema, devi semplicemente venire qua, aprire il garage qui, tirare fuori l'auto, fatti il passaggio di proprietà e a posto, dici fine. Dici che ce l'ha qua? L'auto, sì, l'auto è stata parcheggiata qui. No, vabbè, ma non è mai... Cioè, se lei... Allora, lei l'ha presa. Nel garage, se lei va nel suo garage, a lei risulta una targa? In teoria dovrebbe essere così. Proprio a vedere. Io non ce l'ho proprio nel garage. Non in questo garage, in generale, proprio a vedere, non mi capisca. No, non ce l'ho proprio nel garage io. Cioè, non ce l'ho proprio nel garage. Perché c'è generale. La corrente è stata lei. Devi semplicemente venire qui, tirare fuori l'auto, fate il passaggio di proprietà e a posto. Dovreste avere anche le modifiche in teoria. Quindi con il Formula 5 lei non le ha tutto nessun non veicolo. Ce l'ho proprio. Ok, sì, allora sì. bisogna vedere. Vediamo, sta arrivando. Che palle! C'è un pure da fare. In teoria anch'io devo cercare lavoro. Sì, è tipo. È arrivata? Lei? A lei? Lei o non è lei? Si capisce? Scusate, Vai. Ti ridi, c'è un cazzo da ridere. È bello quando queste cose succedono ad altre persone e non a me. Sta a morire caldo, spero subito. E mi hai visto, uno scemo più scemo di lui?
Ma tu, ah, meno male. Meno male. Bella. Meno male, se la sta tutto pure furchitata e fatto, meno male. Che bella che è. Ah, devi passare. Ah, oh, perfetto, ora sì. Vai, parcheggia. Parcheggia un attimo, nipotina. Vai a vedere dentro. Che figa. C'è tante modifiche? No, un gatto. No. Grazie. Prego. Cioè, tu dovresti vedere, sembrava una barzelletta quando l'ha posata. Cosa? Devi vedere, sembrava una barzelletta quando ha posato l'auto. No, non c'ho più l'auto, che fine ha fatto? Bla bla bla. Bella. Oggi ci sono i fischiatori seriali. Ecco qua. Occhio che prendono il calcio, insolitemente. Mi avrei fatto i bravi. Ma così se ne vanno se fischi. Cosa c'è in mano quello? Allora, stiamo andando? Io devo andare a fare un piccolo servizio. Guardate, si è ridotto pure a fare i piccoli servizi. Eh? No, meglio di parcheggiare la macchina. Ah, no, questi cazzi, tanto lo troviamo, questi cazzi. Ok. Vabbè, allora devo farci in giuria da gangster. Mafiosi. Che merda di macchina. Che brutto. Concordo, sì, sì, fa veramente schifo. Ma oh, siete delle merde. È proprio brutto. Siete e poi tutto merde. Sto interno in legno. E non è che fai vedere, prendi, appoggi il braccino fuori. Cazzo appoggi il braccino fuori, dai. Che se ti becca... Ti becca cima e ti spara in faccia. Sono tutto per sta merda. Va a cagare, va. Capisci un cazzo quello. Vaglielo a dire, capisci un cazzo, vai. Vaglielo a dire. Lo sai che non capisci un cazzo. Che mi fa? Ok, non ci stanno due cazzo andati e niente, sono spariti. Na. A festesso, the struts. Brigadissimo. Era francese, hai sentito? Sì. Questa era di Detroit stretto. Io sono di Detroit, non parlano così. Fidati, dalle mie zone sì. Penso quelli di Boston che parlano il bergamasco. Ripeto. Poi ci sono io che sono russa, parlo napoletano. Ottimo. Ma sfoggermo la macchina. Madonna. Andiamo davanti all'FBI, va? Questo ci sono i vetri oscurati, fammelo alzare, va. Maledetta. Va bene. Grazie mille per essere passato. Allora, a parte gli scherzi, ma adesso una persona per trovare lavoro che deve fare un curriculum vero e proprio, non ci sono più i bandi sull'applicativo. Ah, esatto. Mi lasciate a VDM che devo dormire. A VDM vuoi dormire? Sì. Andiamo a VDM. Andiamo, ti lascio andare a fare la nannina. Bravo nonno. Sei ancora piccina. Tu sei piccino. E mi... tu, 35, tu ne hai 16, quindi. Tu sei piccino. Sì. Il clacson quale messo? No, semplice. Io ho detto metti il popi popi. Manco morto. Ma descrive la tua vita. Ah, la tua di vita, non ho capito. No, no. Draghi. Ha detto i popi popi, mamma. Cyber custom, nuove... Oh, fammi leggere. Nuova esclusiva, Jess e Roxanne disponibili. Civico. La radio, ragazzi, la radio. 2.21. 2.21? 2.21. Alla vostra destra potete notare presto un aereo. Oh, non c'è più. No, è ormai andato. C'è un aereo gigante. C'è più il Boeing. Ecco a voi, madame. Accompagnate direttamente all'entrata del... La ringrazio, la ringrazio. Grazie. Nulla, ci vediamo nulla, più tardi. Ci vediamo più tardi, arrivederci. Anch'io scendo qua. La mia macchina! Che maledette stronze che siete, voglio... Vado a dormire anch'io. Un'oretta. Va bene. Ci vediamo dopo, me. Vado anch'io. Ciao. Allora, vediamo un po'.
Allora. Detti di prosciutto. Tagliamo sto coso là. Detti di prosciutto. Documento. Ecco qua. Ok. Ora facciamo una cosa molto intelligente. Allora, un attimo solo. Allora, dovrei avere il mio curriculum vitae. Già, bello e buono, già bello e fatto. Prendo tre, track. Ah, oh mio Dio. Ah, famo una cosa fatta bene. Allora, innanzitutto. Madonna, come lo levo tutta sta roba? Ok. Background. Background. Sì, ma... dico background, no? Sì, ma io non lo voglio con questo tipo di... oh mio Dio. Cioè, come lo levo questo? Vediamo un po'. Ok, tutto quello che vuoi. E fin qua ci siamo. Ah, ok. Quindi... non so neanche io che cazzo sto facendo. Quindi, in teoria... ok, allora... la foto devo cambiare, non ce l'ho più. Esattamente, quindi facciamo tac tac, facciamo uno. Ma scusa, se voglio fare soltanto queste due in questo modo, no, non posso, punto. Vabbè, niente.
Allora, 555 295. Non si ricorda più. È finito. No, mannaggia. Già scordate il numero. 295 19. Ok, dovrebbe essere così il mio curriculum. Posto? Fine. Devo anche metterci una foto. I miei documenti e sono anche belli. Fa una cosa, stamp. Ok. Allora, facciamo una cosa fatta bene. Allora, nuova. Adesso facciamo una cosa. Tac. Ok, file, salva una copia, desktop, track, png, track, tac, tac, madonna. Mi piace quando faccio queste cose qui, bella da vedere. Ora andiamo qui, carichiamo questa foto qui, la mettiamo qua. Apri, CTRL C, track, torniamo a noi. Perfetto. Così, questa la metto qua.
No, ma sono magnata. Ok. Ho il mio curriculum. A posto. Ho il mio curriculum di lavoro. È la tua uscita, era qui. Cioè, l'FSB alla fine è un po' come sarebbe in teoria l'FBI in Russia. Però prima di andare all'FIB mi prendo un altro foglio. Così, in modo tale che questo qua lo tengo qua. Facciamo una cosa. Questo. A posto. Servire. Yeah. Buonasera. Carissima. Salve. Buonasera. Buonasera. Ok. Salve. Ok. 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 Ok, che devo dire? Me li ricordo molto bene quelli nella 5.0. Ok. Oh, ragazzi, tentare non nuoce. Se va bene, va bene. Se non va bene, pazienza. Non è che c'è molto da fare.
Ok. Ogni volta che sta stata qui non so mai come attraversarla. Vediamo un pochino se... se funziona come penso io. Ho sempre avuto timore di entrare in questi posti così. Chiaro che è bella prosta centrale, parte gli scherzi. Qualcuno al desk? Mi sa che non c'è nessuno al desk. Mi sa che proprio non c'è nessuno. Migliore è bella, però sta centrale. Porca c'è la miseria. Andiamo Tinder, va. Non funziona Tinder. Oh mio Dio. Non è un account, registrati. Io vorrei registrarmi. Perché sto coso?
Non l'ho mai capito come sto gioco io. Poi in effetti non saprei nemmeno come contattare l'FBI. Servizi, vediamo un pochino. Polizia. 372, 512. Procura 403, meccanici, galli, vibes. Dai, se ci sono una marea, ripeto, una marea di... di meccanici. Ah, ecco qua, FIB. 398. Ma... ah, perché devono giustamente... sistemare qua. Non c'è proprio nessuno. Ah, capito. No, non c'è proprio nessuno. Non c'è proprio nessuno. Col cibo come siamo messi? Che sarà meglio che me ne compro un po'. Niente, non ci sta nessuno all'FIB. E dispiace anche. Ma ora l'ospedale dov'è? Cioè, voglio sapere dov'è l'ospedale. Altra 55. Altra 55 c'è l'ospedale. Ma andiamo a vedere. Ancora loro. C'era inchiodare quello. Bah. Non hanno mai visto una persona ferma. Salve agenti Marshall. Ma sei stupenda la Smart Rosa. È bellissima, vero? È stupenda. È stupendissima, mamma mia. Veramente, arrivederla. Arrivederla e buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Avercelo il lavoro. Ma quando cazzo è che diventa verde qui? Oh, e diventa verde. Uffa. Ma sai che vi dico? Io me la vado a full kitta. Me la vado a full kitta. Un po' di scherzi. Tanto c'ho questa. E tanto vale. Oddio, stanno sparendo le cose.
Ah, ok, va bene. Grazie, arrivederci. C'è nessuno? Sì. Salve. Salve. Come posso aiutarla? Domandina tecnico-tattica. Quanto costa il fuoco? Domandina tecnico-tattica. Quanto costa il fuoco di questa cosa? Cosa? Vediamo subito. No. Io non ho la macchina. Questa è la Panto? Ah. Che schifo, madonna. Che miseria che costa il fuoco. Non ci credo. $3,000 tutto. Mamma mia, dai, lo facciamo tutto. Madonna santa. Neanche vale la pena, si dice. Vergogna. 3.000. Ma anche per... Che miseria. È più lo spreco di tempo. Sì. A me devo andare in più. Dai, tanto cambiamo un po' il colore e tutto. Mettiamogli qualche cosa di più per farla diventare un po' apprezzabile, insomma. Allora, le armature le vogliamo a 2. Cambia qualcosa. La macchina diventa un po' più resistente, sì. Ah. Boh. Vabbè, io le consiglio per quello che costa $100. Faccia, tanto. Allora, estetica. Cominciamo, spoiler. Madonna. E basta. Direi quella più grossa. Esatto. Questo no. Qua? Esattamente. Perfetto. Paraurti anteriore. Abbiamo 1, 2, 3 e 4. Direi la 3. Poi posteriore. Abbiamo solamente 1 e 2. La 1. Tutto in carbonio. Minigonne. 1, 2, 3 e 4. Vada per la 4. Vai. Carico. 1, 2, 3, 4 e 5. Sono indecise tra la 3 e la 4. Li riguardiamo subito. Sono questo e questo, mi diceva? Esatto. O anche la 5 non è male, in effetti. La 5 non l'ho vista a nessuno, in effetti. Mettiamo la 5, dai. Poi, gabbie di sicurezza le mettiamo? Sì. Griglia di davanti. Abbiamo 1, 2 e 3. Vada questa. Poffano niente. Madonna. I pasta ruota direi questo qua. Sì. Tetto 1, 2, 3 e 4. Allora sarebbe questo solo tetto carbonio, questo tetto e bagagliaio, e poi solito questa qua, stessa cosa. Direi tetto carbonio, sì, esatto. Questo. Solo tetto, giusto? Tetto e bagagliaio. Esattamente. Okay. Poi, vediamo che cerchi possiamo mettere. Anzi, prima il colore. Direi un bel rosa shocking. Esatto. Così? Più shock. Così? Esatto. Anche secondario? Sì. Ma che bello, la vernice è $0. Poi opaco lucido. Lucida, dai. Secondaria sempre rosa. Cerchi.
Allora. Mettimi sono tutti in carbonio. Mettimi qualcosa di tamarro, dai. Tamarro o qualcosa di un po' appariscente? Tamarro e appariscente allo stesso tempo. Ci penso io allora. Allora, un secondo. Uno, due, tre. Oppure questi che sporgono con gli orsetti. Oddio, sono bellissimi. Li voglio. Mettiamo? Così. Sì. Colore? Beh, facciamo rosa. Ovvio. Questo qui o questo? Oddio, per spezzare ci andrebbe anche bene, però... Facciamo questo qua, shock, dai. Fumo sgommata, stessa cosa? No, non mi piace il fumo. Targa nera? Sì. Luci davanti? Sì, li voglio sempre rosa. Rosa forte o rosa forte, chiaro? Forte. Vabbè dai, il miglioramento della macchina c'è stato. Rosa sotto pure? Esattamente. Ma? Cosa sono sempre allora? Se nota dei cambiamenti, me lo dica. Se nota dei cambiamenti, me lo dica. Quante siamo arrivate fino adesso? Ah, si può rimuovere il cofano di dietro, se si vuole. Beh, no, oddio. No, no, lasciamolo. Vuole sapere quando siamo arrivati adesso? 4.000. Mamma mia, sembra una presa per il culo. Già. Penso che forse abbiamo finito. Sono le finestre oscurate, ci mancano. Oscuriamole. E il clacson. Ah, il clacson da, proprio da presa per il culo. Mettiamo quello da camionista. È giusto. Mi devono sentire quando vado in giro. Non è che mi devono vedere. Allora, così. Allora, sono $4.000. Le faccio la fattura, la può anche pagare benissimo a rate se vuole. Per queste cifre così, così enormi diamo questa piccola possibilità. Salta pure con me. È bellissima la mia macchina. Va bene, vai. Arrivo, Pino. Ecco qui. Grazie mille. Grazie mille, gentilissima. Ma com'è la mia macchina? Pino, è la mia Panto. È bellissima. Madonna, illumino d'immenso. Allora, io adesso faccio... la macchina, è la mia macchina. È della Barbie. È la macchina di Balalaika.
Mazza, non so più guidare io. Ora qualsiasi auto prenderò la farò così. Con questi cerchioni con gli orsacchiotti. Ma in realtà ho sempre avuto auto di questo colore io, Anche agli inizi. Anche agli inizi delle mie avventure su 5M ho sempre avuto auto di questo colore. Sempre. Pensa, una volta avevo un Ford Raptor enorme, l'avevo fatto rosa. È stato il mio primo veicolo, il Ford Raptor, me lo ricordo ancora. Ok. Noi ci fermiamo qua e riprendiamo stasera, più tardi. Grazie mille per la compagnia, per i follower e ci si becca più tardi. Ciao a tutti! Ma non è il colore il problema, è che nel senso anche quello secondario è il problema principale. Ah, aspetta, ma non è... il problema, cioè nel senso anche quello, ma è secondario, il primo principale è l'auto, ma è la Panto, è bellissima la Panto, la puoi parcheggiare dove cacchio vuoi, punto, fine, è bellissima, non puoi togliere, non puoi dire nulla sulla Panto, è una delle auto più belle che avrebbero potuto fare su 5M, fine. È un cesso su quattro ruote. Ma ascolta. Guarda, prima che stacco, te la faccio rivedere molto bene. Cioè, vuoi mettere? Cioè, è la bellezza fatta a motore. Punto. Con anche i cerchioni con gli orsacchiotti. È bellissima, punto. Non puoi dire nulla. Fine. Ciao Ema. Comunque, signori, io stacco un pochetto e riprendo più tardi, tra circa un'oretta, semmai. Va bene? Grazie mille a tutti quanti per la compagnia, a più tardi.
Ciao a tutti. Mi vergogno di te, di bala laica, la bala cattiva e sanguinosa non l'avrebbe mai fatto. In realtà lo faceva, e quello è il fatto. Lo faceva proprio con queste auto. Fatti dire da Electra che tutte le auto che avevo erano tutte di sto colore. Detta questa, scappo. Ciao a tutti.